Io prendo un appunto perché ho letto questo romanzo a puntate, tu sai da dove lo prendo, io prendo sempre da puntate. Questa partita deve servirci da lezione, ed è giusto. Solo che questa considerazione, non fatta da te, ma fatta dai tuoi colleghi, quindi non cambia modo, anzi non cambia niente, io l'ho sentita fare già 4-5 volte, e guarda caso, sempre in occasione di partite mal sfruttate, comunque andate male, mal interpretate. Il caso è che sono sempre quelle ultime in classifica. Allora voi vi siete posti la domanda, che tutti noi siamo posti, quali possono essere le cause che vi portano ad offrire questo tipo di prestazioni? Io non accuso nessuno, faccio un discorso complessivo, proprio contro le squadre meno titolate o meno dotate. E quali risposte vi siete date? Ma forse possiamo soffrire il fatto che siano squadre che comunque si chiudono tanto e quindi noi facciamo fatica a scardinarle, diciamo. Però poi ci sono anche degli episodi che accentuano sto fatto, cioè il fatto che loro sono passati in vantaggio subito e quindi hanno avuto il potere di fare questa partita qua. Solo che noi ovviamente non deve essere un alibi e non dobbiamo cercare che questo avvenga. Non vorrei che ci fosse un po' di sottovalutare queste squadre, perché comunque se parti così è un bel problema. Però spero che sia solamente un passo falso, e comunque anche gli altri stanno faticando, quindi ci può stare. Quindi non avete niente da dire, penso non abbiate niente da obiettare alla furibonda, per quanto composta e molto moderata, sono molti aspetti, considerazione fatta dall'allenatore che ha detto forse con troppi elogi e qualcuno si è montato la testa. No, vabbè, a quello, cioè, dobbiamo, secondo me, scindere le due cose, nel senso che non ci deve condizionare i troppi elogi, come non ci devono condizionare le troppe critiche. Noi abbiamo un percorso, un nostro equilibrio e dobbiamo pensare a noi stessi anche nonostante quello che si dica fuori dal campo, tutto qua. Posso fare una terza molto breve? Io lo sai che non sono polemico per niente, nel senso che sono polemico come non è possibile di più. Tu hai detto adesso, però loro sono andati in vantaggio e quindi la partita. Loro sono andati in vantaggio, questo ve li troveriamo. Perché non sono andati in vantaggio? E in vantaggio non siete andati voi, che gli attributi tecnici li avete in misura certamente più consistente rispetto a una squadra di no, no, ma infatti purtroppo è una cosa che non deve succedere, anche perché appunto te l'ho detto, squadre che si chiudono e ripartono, poi noi se andiamo subito in svantaggio accentuiamo questo loro modo di giocare, quindi assolutamente purtroppo sono andati in vantaggio, abbiamo fatto un errore e niente, speriamo che non si possa, che non succeda più. Ci deve servire la lezione. Certo, quello è sicuro. Senti, però adesso c'è il Monopoli, un'altra squadra che comunque ha una classifica differente rispetto magari a Paganese e Andria, però sta vivendo un momento di difficoltà. Non potrebbe riproporsi lo stesso identico problema? Adesso le valutazioni, diciamo, dovreste averle imparate a farlo. Sì, no, no, sicuramente. Però comunque ogni partita ha una storia a sé. Magari fosse così semplice ragionare così, però ovviamente bisogna stare attenti, perché comunque non siamo in un periodo brillantissimo, questo purtroppo c'è da dirlo, però mi fa ben sperare che in un periodo non brillantissimo non si perda mai, e continuiamo a fare i punti, e questo è, secondo me è fondamentale, cioè, non abbiamo un stop. Se continuiamo a mettere i punti in classifica, nell'attesa di ritrovare sicuramente una condizione migliore, è tutto qua. Ora avevamo questo doppio impegno fuori casa che... fuori casa? No, dico, avevamo questo doppio impegno fuori casa che ormai è passato, abbiamo fatto questi due punti e ora abbiamo due partite in casa che possono significare... punti da mettere prima della partita col Trapani, quindi diciamo che da questo punto di vista il calendario volge a nostro favore. Anche il periodo di appannamento riguarda anche te?
Sì, vabbè, diciamo che comunque nell'ultimo mese ho giocato. Questo nell'ultimo mese non avevo mai giocato, nel senso, ho fatto solo la partita con la Regina. Ho saltato Siracusa, ho saltato l'altra qual era? Fondi. Fondi, E fondi. poi il riposo, che non mi sono mai allenato. Quindi era. Purtroppo fa parte della mia storia. Quando mi fermo per infortunio ci metto sempre un po' a carburare perché nelle mie caratteristiche, però non la prendo normalmente, la prendo tranquillamente, consapevole che ora mi posso riallenare con continuità e ritrovare la condizione migliore. Si spiega così la prova non militante di Pagani, la prova, la tua prova, che da mancoso uno si aspetta tanti passaggi giusti, precisi, invece a Pagani non è stato proprio così. Si sente la mancanza di mancoso. Sì, vabbè, ma comunque te l'ho detto, ho giocato una partita in un mese, quindi per forza, non gioco, non posso determinare, però non voglio cercare alibi della condizione, comunque devo fare di meglio, però ovviamente se non ho quello che è la mia caratteristica principale, è difficile metterlo in mostra. Ovviamente lo noto anche dopo una partita, che dopo una partita riesco a recuperare meglio. Dopo questa magari avevo molto più fatica, questi 2 giorni sento molti più dolori, quindi la devo vedere così, la devo vedere in modo positivo e niente, cercare di riprendere il cammino. Scusa Matteo, ricordiamo qual era stato il tuo problema Marco così. No, ho avuto uno scontro con Checco sulla caviglia e quindi purtroppo mi sto dando ancora problemi, ma ci devo convivere. Mi ci alleno perché comunque te l'ho detto, devo ritrovare la forma, però un po' di problemi me li sta dando, ma ci lavoriamo su. Come la stai curando? Come lo stai curando questo problema alla caviglia? Vabbè, faccio grazie al dottor Palaio, al dottor Congedo e a tutto lo staff, stiamo, diciamo, monitorando la situazione, ma ovviamente non è un problema che si risolve dall'oggi al domani, bisogna avere pazienza, sopportare quanto si può sopportare e basta. È vero che hanno pareggiato anche il Catania e il Trapani, soprattutto il Trapani, però tutte le partite naturalmente hanno una storia a sé, tutti i risultati sono possibili, altrimenti il campionato non si discuterebbe. Però la caratura della Paganese è certamente più come dire, è limitata rispetto alla caratura di un Matera che ancora non ha espresso il meglio di sé, dicono coloro che di calcio capiscono. E il Monopoli è qualcosa in più rispetto alla Paganese, vale. Quindi quei due pareggi hanno, come dire, un distintivo lievemente più lucido. Beh, il calcio è bello perché è una cosa soggettiva. Io ti dico che la Paganese arriva da un periodo di forma incredibile, dove ha vinto a Siracusa, ha fatto risultati dappertutto. Il Monopoli veniva da 7 partite che perdeva e il Matera noi l'abbiamo battuto fuori casa, quindi ti ho rigirato tutta la frittata. Forse il pareggio migliore è stato il nostro a sto punto rispetto agli altri due, però ovviamente è una cosa che puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, quello è una cosa. Poi alla fine quello che resta sono un punto a testa per tutti e tre, e basta. Senti, a proposito del Monopoli, che partita ti aspetti? Perché loro, come hai detto tu, vengono da una serie di sconfitte importanti, un po' di agitazione societaria, perché Kim stava per essere esonerato, ma non lo è stato più, e questo pareggio col Trapani è un po' sorpreso tutti. No, è una squadra molto pericolosa perché già l'anno scorso mi ricordo che veniva da un periodo tipo questo dove perdeva da parecchie partite, è venuto con noi, ha fatto una grandissima partita, è riuscito a portarci via un punto in casa, quindi dovremmo essere, più o meno i giocatori sono gli stessi, quindi dovremmo stare molto attenti perché è una partita molto, molto pericolosa, assolutamente, quindi ha giocatori importanti davanti. Detto, ci dobbiamo mettere la massima attenzione e concentrazione e cercare di non ripetere più gli errori del passato. Sempre puntualmente senza fare una marcatura giusta.
Bah, sicuramente può essere una lettura. Ora, quello che ha detto il mister l'ho letto pure io, però non so di precisa a cosa si riferisse. Certo che, no, può darsi che queste cose l'abbiamo fatto molto arrabbiare, però ora non penso che sia solo quello che abbiamo sbagliato nella partita. E quindi oggi rivediamo la partita e vediamo un po' cosa abbiamo sbagliato e cosa c'è da correggere.